padre e il fratello di Francesco Narducci, Ugo e Pierluca, accusati di aver gestito la situazione sin dalla sera della scomparsa e di aver fatto sparire la lettera lasciata nella villa di San Feliciano da Francesco Narducci. Da quanto emerge dalla stampa, Elisabetta Narducci, sorella di Francesco, è stata indagata in quanto avrebbe saputo da un mago che il fratello sarebbe stato coinvolto nei delitti del mostro di Firenze. La donna, per nulla stupita, avrebbe commissionato riti magici volti a liberare l'anima del defunto. Questo è un accanimento, veramente un accanimento nel cercare, nel voler cercare a tutti i costi una verità ben precisa. Alfredo Brizioli, legale della famiglia Narducci, amico d'infanzia di Francesco, avrebbe svolto un'attività sospetta nelle acque del lago sin dal giorno successivo alla scomparsa ed avrebbe inoltre esercitato atti di intimidazione nei confronti della stampa e di discredito degli inquirenti. Ma di quali verità la procura di Perugia sarebbe entrata in possesso? Il cadavere di Francesco Narducci sarebbe stato ritrovato il 9 ottobre 1985, il giorno dopo della scomparsa, incaprettato all'isola Polvese. Quel cadavere sarebbe stato nascosto. Il 12 ottobre sarebbe entrato in scena il secondo cadavere, forse ipotizza l'accusa di una persona di colore che è stato fatto passare per Francesco Narducci, però poi è stato realmente sepolto Francesco Narducci. Evidentemente il cadavere di Francesco Narducci, ucciso il 9 ottobre secondo l'ipotesi dell'accusa, era stato tenuto per quei giorni nascosto da qualche parte. I familiari, per il buon nome della famiglia soprattutto, avrebbero avuto, secondo l'accusa, l'interesse a nascondere ovviamente il coinvolgimento di Francesco Narducci nelle vicende del mostro di Firenze. Per cui l'8 stesso, il giorno della scomparsa, loro sapevano che il figlio sarebbe stato ucciso? Ma secondo le ipotesi dell'accusa probabilmente sì, e poi sarebbe stata trovata anche quella famosa lettera che Francesco Narducci avrebbe lasciato nella villa di San Feliciano, che qualcuno dei familiari avrebbe ritrovato e che poi sarebbe scomparsa. Ci sarebbe stato un patto molto stretto tra il padre di Francesco Narducci, il professor Ugo Narducci, e l'allora questore di Perugia, Francesco Trio. Questo ipotizza l'accusa. Un patto esclusivamente per nascondere le vere ragioni della morte del medico perugino. Alle ipotesi dell'accusa, Francesco Narducci frequentava assiduamente San Casciano, aveva a disposizione un'abitazione, ma soprattutto la Procura della Repubblica di Perugia mi par di capire che ritenga provate alcune amicizie di Francesco Narducci con alcuni personaggi già inquisiti o sospettati di essere i mandanti del mostro di Firenze. Il presupposto di tutta questa vicenda, origine delle gravi accuse formulate, è che il corpo ripescato nelle acque del Trasimeno la mattina del 13 ottobre non sarebbe stato di Francesco Narducci. Per fare definitiva chiarezza su questo punto, sarebbe necessario fare ricorso all'incidente probatorio con il confronto delle parti. Se il GIP accogliesse questa istanza di incidente probatorio, noi avremmo in pochissimi giorni la possibilità di ascoltare tutti i testimoni presenti, i quali renderanno testimonianze davanti al GIP, e se ne potrà venire fuori con la certezza di quello che è accaduto in realtà quel giorno, senza fare tutte queste fantasie, tutte queste illazioni. Il 17 novembre scorso il pubblico ministero Giuliano Minini ha ordinato la perquisizione delle abitazioni e degli uffici degli ultimi indagati. Si cercano tutti gli oggetti e documenti che possano servire a delineare la personalità di Francesco Narducci. Ma cosa è stato sequestrato presso le abitazioni dei familiari e del legale di Francesco Narducci? Nulla, solo oggetti personali di Francesco, perché non c'era nulla da portare via, è ovvio. A 20 anni di distanza che cosa si può portare via da una casa? Nel mio studio è stato sequestrato sostanzialmente il fascicolo della difesa, l'intero procedimento che riguarda la vicenda Narducci. Tutto quello che erano anche le investigazioni difensive da me effettuate, che non erano note a nessuno, d'accordo, ora sono nelle mani del PM.
la procura di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati un altro nome, il giornalista Mario Spezzi, da anni impegnato come cronista nella vicenda del mostro di Firenze. Io sono indagato per favoreggiamento, avrei cercato di depistare, credo, le indagini, ma sostanzialmente leggo le cose che sono incredibilmente scritte da loro. Dico incredibilmente perché, lascio giudicare chiunque. È scritto qui che io ho manifestato un singolare e sospetto interessamento anche verso il troncone perugino dell'indagine. Definire l'interessamento di un cronista di giudiziaria che da 30 anni si occupa del mostro di Firenze singolare e sospetto, non so che cosa voglia dire. E poi dice, dimostrava di essersi fattivamente adoperato per demolire le ipotesi accusatorie. Qui davanti a te, dico davanti a tutti, confesso che è vero. Cioè, che cosa è vero? Che io ho cercato di demolire le ipotesi accusatorie e ribadisco che cercherò di farlo ogni volta che se le presenterà, non perché ce l'abbia con le ipotesi accusatorie. Queste ipotesi accusatorie sono sostenute da niente, da nessun elemento, e credo che sia mio dovere di giornalista quello di dire dove stanno le prove. Per favore, ditemi dove stanno le prove. Probabilmente vengo accusato perché il farmacista Francesco Calamandrei, che è indagato anche lui addirittura quale presunto mandante, io non ho avuto alcune difficoltà e troverei vigliacco non dirlo, che è stata una persona che io conosco da circa 40 anni, è stato un amico, lo dico, lo ribadisco, lo conosco, e che quindi io a questa persona, a Calamandrei, in una telefonata intercettata avrei detto, dice, guarda, perché cercavo di portarlo a chi l'ha visto, perché parlasse, e io gli avevo detto, un po' facendo anche il mestiere da giornalista, ma però non è che mentissi. Guarda, fidati di me, oltre che sono un amico, la mia posizione nei confronti di questa indagine è molto critica, quindi non ti devi aspettare delle trappole. E quindi questo viene interpretato come una sorta di congiura nostra per demolire le ipotesi accusatorie. O le ipotesi accusatorie sono così fragili che basta un soffio per farle cadere, oppure evidentemente in questo paese c'è qualcuno che ritiene che criticare un'indagine di polizia costituisca reato, tanto reato da finire accusato di complicità in pratica, perché chi fa favoreggiamento è complice, dell'indagato principale. Il giornalista Mario Spezzi, che avete adesso sentito, ha seguito per lunghi anni questa complessa vicenda del mostro di Firenze e ha collaborato con noi per una ricostruzione storica. Quando l'ex farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, venne indagato come presunto mandante dei delitti del mostro di Firenze, noi cercavamo di ottenere una sua intervista proprio attraverso Mario Spezzi, e questa intervista non l'abbiamo mai avuta. Per quanto riguarda invece la vicenda legata al caso Narducci, il giornalista non ha mai collaborato con noi. Naturalmente questa complessa vicenda noi continueremo a seguirla e ve ne renderemo conto. Adesso c'è un appello urgente per Michele Allegra, un giovane con gravi problemi di depressione per i quali era in cura presso un neurologo. Si è allontanato venerdì mattina.